taxi, signore? No taxi. Prego, mandi a Hotel Mazarin. Sì, sì. Ecco. Grazie, signore. Mi scusi tanto, signore. La prego, mi dia qualcosa. Sono disperato. Qui non si può elemosinare. Sparisci. Prego. Porta buona fortuna a fare offerta quando si arriva in nuova città. Grazie. Adesso vado, vado. Allo? Sì. Oh, Mr. Chan. Sì, sono arrivato adesso, ma vorrei vederla. Sto andando al locale ora. Io credo di aver già scoperto qualcosa. Ho una documentazione di tutti. Prego, non dire altro. Ci vedremo dopo show a Saint-Gebleu. Grazie. D'accordo, a più tardi. Prego, a questo indirizzo. Si accomodi. Tutto bene, signore? Sì. Conosciamo lo scopo della vostra visita. Se tenete minimamente la vostra vita, lasciate la Francia stasera. Questo sarà l'ultimo avvertimento. Prego, porti dove ho già detto. Subito, signore. Charlie Chan, che sì, sorpresa. Prego, sì. Vieni, dallo a me, capo. È un grande piacere rivederti. Grande piacere rivedere te. Oh, vieni, entra. Avanti, siediti, mettiti pure comodo. Io ringrazio molto. Papà mi ha scritto che venivi qui in vacanza. Beh, unica cosa che devi fare a Parigi. Te la meriti, dopo tutto quello che hai fatto a Londra. I giornali ne hanno parlato, sai. A volte, mio caro, i giornali parlano troppo. Finché starei qui mi occuperò di te. Ci divertiremo molto, vedrai. Sì, certo. Ma prima, piccola cosa di lavoro. Devo aprire conto alla Martin Bank. Oh, è facile. Ti fisserò subito un appuntamento con il direttore della banca. Paul Lamartine. In persona. Io lavoro lì. Papà è uno dei direttori e ha pensato che anch'io dovevo essere dei loro. Tu, direttore banca? Oh, no, no. Forse tra 20 anni. Papà ha avuto la brillantissima idea di farmi cominciare dalla gavetta. Molto giusto. Piccolo uccello, devi imparare a volare. Oh, ogni giorno dalle 9 alle 5. Ma dopo sono padrone del mio tempo e lo passerò trascinandoti nei pasticci. A me pasticcio attira. Allora penserai appuntamento. Quando? Domattina alle 10. Bene, molto bene. Non te ne andare. Che ne dici di un drink? No, 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 grazie. Altra volta, prego. Aspetta un minuto, Charlie. Ci sono dei miei amici. Una di loro è molto importante. Sì? La devi conoscere. Ah. Ma chi siete? Che volete? Bru! Vogliamo da bere, ecco cosa vogliamo, non è vero, socio? Abbiamo già invece. Ecco, metto tutto qui. Buonasera. Posso presentarvi, Mr. Chan? Miss Lamartine. Molto piacere. La signorina Jacquard. Molto lieto. E questo è Max Corday. Onoratissimo. Mr. Chan è di Honolulu, un vecchio amico di mio padre, è qui in vacanza. Oh, io molto felice conoscerla. Gladisce un bicchierino, velo? Sono lieto conoscere questo vero gentleman. Io non volevo il bicchierino ora, forse dopo. Ora sono io che voglio un drink. Servitevi pure, lì c'è una bottiglia. Anche io volei bene con te. Ok, Mingtoy. Charlie, Yvette è l'amica importante. Felice conoscerla. Grazie. Vecchio si inchina a giovinezza. Ma lei non è vecchio affatto. In cuore forse no, ma
Spesso giunture dicono altro. Charlie, noi ci amiamo. Oh, molto bene. Mi congratulo. Grazie. Compagnia, avanti, marsch! Compagnia, al, un, due. Nella citazione di Felice Festa, non dimenticare appuntamento in banca. Oh, Victor Descartes non dimentica mai, vero cara? È proprio Victor che porta il maggior numero di clienti alla banca. Questo è vero. Alle vacanze di Mr. Chan a Parigi. Io ringrazio molto e spero che scuserete, ma ora devo andare. No, un momento, non si muova, Mr. Chan, ora aspetti un minuto soltanto. Che cosa vuoi fare? Max. Ecco, così va molto bene. Qualche tratto di matita. Ecco fatto. Un piccolo souvenir della sua prima notte a Parigi. Oh, ma questa grande somiglianza con Grasso Cinese. Lasci a me? Ma sì, certo. Un giorno questi piccoli schizzi di Max Gordé varranno sicuramente una fortuna, lo sa? Oh, grazie, molte grazie. Ora devo togliere di stupo. Oh, dai, Charlie, perché non resti con noi? Sì, ci farebbe piacere. Un'altra volta, prego. Sentito parlare di emozionante danzatrice alle Saint-Bleu e desidero vedere. Bene. Allora, se Mr. Chan non sta con noi, si va con lui, siete d'accordo? Oh, ma certo, sì. Buona idea. Perfetto, allora brindiamo alle Saint-Bleu. Alle Saint-Bleu. Molto bella questa musica, vero? Peccato lei non balli, Mr. Chan. Tartaruga in palude, più al sicuro di uomo a cavallo. Oh! Ed ora, signore e signori, sono certo che rimarrete colpiti dall'interpretazione di una danza fasce della nostra stella, Mademoiselle Nardi. Nardi.
Guardi, nell'appartamento. Sì. Dordi. Dordi. Mi piace molto. Cos'è successo? Non faccia domande, apra la porta. Sì, sì. Ora può andare. Sì, signore. Beh, non male l'appartamento. Prendete tutto, lettere, fotografie, agende. Le esaminerò in ufficio. Trovato niente? Mm. Solite cose. E una ricetta per la torta di mele. Mm, chissà se è buona la verna. Un bruciatore cinese. Questo mi ricorda che il mio amico Charlie Chang è in città. Chissà cosa fa. È quello che ha risolto il mistero della scuderia a Londra, vero? Già, fece un ottimo lavoro. Venga con me. Pierre rimarrà a tenere d'occhio l'ingresso. Questa sera è andato con Albert Dufresne della Lamartine Bank ad una casa da gioco a Montparnasse. Ha perso 10.000 franchi e sta ovviamente spendendo più di quanto non possa permettersi. Grazie, molto.
Prego, esca. Chi è lei? Ehi, papà! Cosa c'è? Ti è spaventato? Ciao. Sono contento di vederti. Un caro benvenuto dal mio cuore. Onorevole madre ha telefonato da Honolulu. Detto che il grande capo ti ha mandato volando in Europa. Non speravo così presto vedere ammirevole figliolo. Buoni affari? Buoni. Ero a Roma e ho saputo che venivi qui. Così ho concluso il lavoro e sono saltato su un treno. Ora possiamo vedere Parigi insieme. Sì. Sei molto benvenuto. Sai, ti trovo bene. Molto fortunato di essere vivo. Che vuol dire? Attentato di questa ultima ora indica quest'umile persona non benvenuta in questa città. Ma io credevo che fossi qui in vacanza. Vacanza è pretesto. Sono qui per caso di banca londinese. Lascia che rimanga e ti aiuti. No. Sei qui per divertire? Divertiti, figliolo. Gioia in cuore è più desiderabile di pallottola. Lei era onorevole aiutante. Prima di morire, uccisa questa sera. È deciso ormai. Se qualcuno cerca di ucciderti, io devo restare qui. No. Ti prego. Ti ringrazio molto. Devi ammettere che il dubbio che tu sia venuta qui solo per vedere me sia più che fondato. Non mi si prende in giro facilmente. Tesoro, sai bene che posso rigirarti al mio dito mignolo. Bene, e allora quant'è oggi? Saremo abbastanza ragionevoli, diciamo 1.000.000 di franchi. D'accordo, purché poi tu te ne vada. Ecco. Ricevuta, prego. Bene, salve straniera. Come mai qui? Come va, Albert? Devi firmarmi questo. Lo faccio subito. È tanto che non ci vediamo. Vieni un attimo nel mio ufficio. Ma sì, certo. Allora, signorina, ora voglio delle spiegazioni da te. Siedi. Sigaretta? Grazie. Una volta venivi spesso a trovarmi. Era molto tempo fa. Ora sei qui. Ah, non ricominciare di nuovo. Lo sai, io e Victor siamo fidanzati. Già, ha tutte le fortune lui. Di un po', sa anche di noi? Sa che ci siamo frequentati molto. Ma sa anche delle tue lettere? Lettere? Oh, dici quelle sciocche lettere d'amore. Victor potrebbe trovarle non poi tanto sciocche. Le hai conservate? Ma naturalmente. Albert, è assurdo. Devi strapparle subito. Ho un'idea migliore, cara. Una sera a casa mia te le consegnerò tutte. Cosa ne dici? Io dico che la tua presenza è insopportabile. Scusa, era soltanto un'idea? Resta qui. Osserva attento. Osservo cosa? Non so. Buon detective non chiede cosa è perché. Fino a che non ha visto. Va bene, papà. Agli ordini, signore. Oh. Buongiorno, Miss Lamartine. Buongiorno, Mr. Chan. Posso aiutarvi, signore? Sì, grazie. Dove posso trovare Mr. Victor Descartes? Da quella parte, signore, terzo sportello. Lei è un incompetente. Questo estratto conto è sbagliato, è un imbroglio. Ho sempre detto io che questo era un covo di ladri. Ma ci sarà sicuramente stato un errore. Vi denuncerò tutti quanti, a cominciare da quel disgraziato di Dufresne.
Se non posso vedere lui, vedrò Lamartine in persona. Vi accorgerete chi sono io, ve ne pentirete tutti. Qual è il problema? Il signor Xavier sostiene che... Ripeto che intendo vedere il direttore di questa banca. Sono stato spudoratamente imbrogliato. È uno scandalo e voglio vedere di fretta. Io sono il capo reparto. Non voglio avere a che fare con i pesci piccoli. E toglimi le mani ora di dosso. Ora basta. Trattatelo bene, ma buttatelo fuori. Io buttato fuori? Maledetto! Vi denuncerò per questo, non potete trattarmi così. Sono un ex combattente della Repubblica. Voi mi avete truffato, derubato, siete dei ladri. Se ne vado, chiamo la polizia. No, la chiamerò io la polizia. Avrò giustizia e vi manderò tutti in galera. Buongiorno. Oh, Charlie. Monsieur Latouche. Sì, cosa c'è? Questo è Mr. Chan. Mr. Chan. Sì, Monsieur Descartes mi ha detto del suo appuntamento con Monsieur Lamartine. Io sono il capo reparto. Si accomodi, prego. Vorrei scusarmi per quella scena così spiacevole. Scuse non necessarie. Xavier, pover'uomo, è un relitto umano. È uno dei traumatizzati della guerra, sotto shock. Xavier? Davvero strano nome. Sì, sì, Xavier, Marcel Xavier. Naturalmente, di regola, la banca non accetta conti modesti come il suo, ma Monsieur Lamartine sa, ha un cuore generoso, davvero un gran uomo. Pace di cuore, meglio di oro in banca. La prego, entri. Grazie. Monsieur Lamartine, riunione con Monsieur Dupesne. Non importa, Badel. Prego, Mr. Chan. Monsieur Lamartine, c'è qui Mr. Chan, avete un appuntamento. Ah, molto lieto. Lo sono anch'io. Questo è Monsieur Dufresne, Mr. Chan. Fortunato. Molto lieto, davvero. Vuole sedersi, Mr. Chan? Ringrazio molto. Bene. Dica pure cosa posso fare per lei. Ho saputo che è qui in vacanza. Anche affari per titoli di questa banca. I nostri titoli sono il migliore investimento in Francia, eh, Dufresne? È vero. E ora ne abbiamo una nuova serie di quattro, Mr. Chan. Perdonate. Affari riguardano ultima serie di titoli. Prego scusare, bugia di mia vacanza. Affare molto serio per voi. Che vuol dire? Clienti inglesi che comprano questi titoli mi hanno mandato per scoprire frode in vostra banca. Frode? Nella mia banca? Questo spiegherà. Ecco. Numeri uguali, ma stampa diversa. Deve esserci un errore. La stampa è certamente diversa. Il falso è visibile. Firma però non falsa. La firma è autentica. Mi spieghi tu com'è possibile? Qualcuno deve averli mischiati con i titoli veri quando li hai firmati. Sono sei paia. Ognuna di un migliaio diverso. Questo significa che è stato fatto dall'inizio della serie. Che si può fare? Investigare. Ecco perché sono a Parigi. Se si viene a sapere, scoppia il panico. Troppe persone ne possiedono. Clienti di Londra, stessa opinione. Segretezza è molto necessaria. Anche polizia non deve sapere. Che cosa vuole che facciamo, Mr. Chan? Per primo... devo avere lista completa di tutte vendite di questa serie. E l'avrà entro 24 ore. Controllerò immediatamente con le altre banche. Bene, intanto risiederò all'Hotel Mazarin. La posso accompagnare? No, grazie, ho auto giù in strada. Le farò sapere cosa scoprirò. Stia tranquillo, l'aiuteremo ad arrivare in fondo al caso, Mr. Chan. Molte pietre c'è da alzare per trovare tana di serpente. Buongiorno. Buongiorno. Devi seguire. Chi? Quello. È importante che Volpe non sa che cani inseguono. Charlie, amico mio, come stai? Si può sapere che ci fai qui a Parigi? Sono qui in vacanza.
Vedi Parigi? Muori felice. Bene, ci vorrà solo un momento per depositare il mio disastrato stipendio e poi ce ne andremo a spasso. Parleremo di lavoro al distretto di polizia e questa sera mangeremo la miglior cena di Francia. Prego, scusarmi, ma... No, niente scuse, sono un uomo pericoloso da contraddire e se non verrai a cena con me mi offenderò. Solo uomo stupido spreca parole quando discussione è persa. Un momento solo. Poi possiamo includere l'Egitto e le piramidi e la luna di miele e tutto il resto. E dopo l'Egitto? Beh, se c'è qualche altro posto che ti interessa, potremo andare anche lì. Immagino che anche la futura sposa debba dire la sua sulla luna di miele. Cara, sembra che tu sia già in Egitto. Non hai sentito una parola. Oh, ma sì, ho sentito. E tu dicevi che... Cosa stavi dicendo? Sei preoccupata? Oh, no, di niente. Ho detto qualcosa? Oh, caro, no. Devo solo dormire, tutto qui. Questa settimana ho fatto sempre tardi. Beh, se è per questo, domani potrai dormire fino all'una. Dai, andiamo a cercare un dancing. No, ormai ho deciso. Ora me ne vado a letto. Domani sera? Oh. Ho il sospetto che potrai convincermi. Ti ho convinta a fidanzarti con me, mi pare. Già, non ho potuto dire niente. Naturalmente, a parte dire di sì. Oh, ora a casa. E va bene, casa sia. Eccoci arrivati. La chiave. Buonanotte. Buonanotte. Su, dillo. Non lo dico. Perché lo sai benissimo che ti amo. Buonanotte. Allo? Fred, e tu? Oh, sì, salve. Sono arrivati quei soldi oggi? Sì, 2 milioni di franchi. Sono nella mia cassetta in banca. Perché non mi hai incontrato come eravamo d'accordo? Cosa dici con quel cinese che mi sta fra i piedi? Sei sicuro che quei soldi sono nella tua cassetta? Certo che lo sono. Che cosa ti viene in mente? E allora perché parti per la Svizzera con l'aereo di mezzanotte? Beh, per avvisare Garon che cerchi di vendere l'ultima serie di titoli che hai stampato, ecco perché. Ora dovremmo stare più attenti finché non si calmano le acque. Io penso che stai mentendo, Dufresne. Io non mento, sto usando la testa. Allo? 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 Oh, sei tu, entra. Io mi ero addormentato leggendo. Non vorrei disturbarti. Non ti preoccupare, mi fai piacere.
Vuoi accomodarti? No, grazie. Sono venuta per le lettere. Posso averle? Ma certamente. Veramente credevi che l'avrei tenuta? Cos'altro dovevo supporre? Ti proverò che sbagli. Allora è vero che vuoi restituirmele? Certo, sono qui nella scrivania che ti aspettano. Non sono il lupo mannaro che credevi tu. Ecco qua, mia cara. Oh. Cos'è stato? Si tratta di un colpo di pistola. Sì, hanno sparato. Ho sentito un grido di donna. Può andare a chiamare un poliziotto? Sì, certo. Oh, mio Dio, ma che sarà successo? Che succede qui dentro? C'è un morto qui! Le mani in alto. Entrate. Avanti. Da questa parte. Cos'è successo? C'è un morto. È stata lei. Non l'ho ucciso io. E qui c'è la pistola. Non la tocchi. Non fatela andare via. Ma non voglio andarmene. Centrale di polizia? Allora, tu hai idea su chi ha ucciso Nabdi? Nelle ultime settimane quella ragazza fu vista insieme ad alcuni degli uomini più ricchi della città. Senti che nomi. Emmanuel Castagneda, un argentino. Paul Dorville, finanziere francese. Albert Dufresne, banchiere. E una mezza dozzina di altri, gente che vale miliardi. E uno di loro ha ucciso? Oh, Charlie, no. Ora ti spiego. Una bella ragazza come Nardi non poteva frequentare degli uomini così senza pestare i piedi a qualche altra donna. È chiaro? Allora, a un certo punto, da qualche parte, ha fatto esplodere la gelosia di qualche ex fidanzata che ha deciso di ucciderla. Una donna che conosceva lo spettacolo della Nardi, una donna furba e intelligente, capace di concepire ed eseguire un crimine molto ingegnoso. È un caso perfetto. Manca solo piccolo dettaglio, a me sembra. Sì, e qual è? Killer. Perfetto caso come perfetta ciambella. Ha un buco. Capisco, sei sempre il solito pessimista. Ottimista vede ciambella, pessimista vede buco. Sì, è qui. Un momento, prego. Scusatemi, signori. C'è la centrale di polizia al telefono per lei. Ah, grazie, Pierre. Ti prego di scusarmi, Charlie. Grazie. Prego. Allo? Sì. Parla Renard. Chi? Dove? Sì, sì, certamente, vengo subito lì. Sì. Pierre, il conto, prego. Sì, signore. Charlie, adesso tappo il buco della ciambella. Non contenta di aver ucciso la donna che le ha rubato il compagno, la nostra assassina ha ucciso l'uomo che l'ha abbandonata. E questa donna è? Yvette Lamartine, figlia del banchiere. Devo fare correzione, prego. Che sarebbe? Impossibile che Miss Lamartine ha ucciso Nardi. Impossibile perché? L'altra sera lei con me quando Nardi uccise. Con te? Questo è buco in prima ciambella. Oh. Ah, grazie. Va bene, Charlie, era solo un'ipotesi. Ma in questa non c'è buco. In quanto... l'hanno pescata con le mani nel sacco. Andiamo a vedere? Certo. Ha preso tutti i nomi e gli indirizzi? Sì, signore. Sarete chiamati quando ci servirà la vostra deposizione. Nessuno lasci la città. Ora potete andare. E così continua a rifiutarsi di dire la vera ragione della sua visita qui. Ero solo venuta a salutarlo. Era un amico. Amico? Da quanto conosceva il signor Dufresne? Da quando mio padre lo prese con sé, 2 anni fa. Oh, andiamo, signorina, sia ragionevole. Certamente non pretenderà che crediamo alla storia di una misteriosa mano guantata di nero che ha gettato una pistola in questa stanza. Ho detto la verità.
È stata sorpresa in questa stanza con una pistola che ha sparato un colpo. Ha fatto uno sforzo disperato per scappare. Sono questi i fatti? Ma io... Sono questi i fatti? Sì. Bene. Ecco, così va meglio. Da quanto tempo era in rapporti intimi con il signor Dufresne? Adesso preferisco non capire. Le ho chiesto da quanto tempo ha l'abitudine di venirlo a trovare di notte, da sola. Anche a questa domanda non rispondo. Come vuole. Allora eccone un'altra. Perché ha ucciso Albert Dufresne? Ancora insiste, ma perché? Non sono un'assassina. Il colpo è partito da lì e qualcuno ha lanciato qui dentro la pistola. Lei è venuta qui stasera perché sapeva che lui se ne andava. Era stanco di lei, in un raptus di gelosia l'ha ucciso. Non è vero. Non è vero, io non l'ho ucciso. Pronto, Gaston? Pronto, signore. Prendere impronte. Sì, signore. Le faccio confrontare da Marchand. Da questa parte, prego. Metta le tre dita della mano destra qui sopra. Poi le prema sulla carta. Andiamo. Oh, piano, Max. Albert! Su, andiamo. Albert! Che vuole? Ehi, ma che sta succedendo qui? Verrà informato a suo tempo. No, no, un momento. Sono venuto a parlare col mio amico Albert e trovo la casa circondata da un centinaio di poliziotti. Che sta succedendo? Su, andiamo da Albert. Albert Dufresne è morto. Assassinato. Lei dice che è stato assassinato? Albert? Assassinato? Sì. Lei era suo amico, forse? Un vero grande amico. Laverne. Sì, signore. Scriva le risposte del signore alle mie domande. È tutto, grazie. Aveva buona ragione per venire qui. Non l'ho ucciso io, Mr. Chang, glielo giuro. È facile credere, ma i fatti ora sono determinanti. Lei è fidanzata con un bravo ragazzo. Doveva avere buona ragione per venire qui. Vede. Desidero aiutare, se posso. Le tenga lei. Devo distruggere? La prego, sì. Non risponda altre domande. Silenzio, fratello di saggezza. Veda chi è. Ma che succede? Entri pure, prego. Lei ora può andare. Ehi. Le chiedo scusa. Ma questa morte è stata uno shock per me. Morte? Non Monsieur Dufresne. Entri, la prego, risponderò a tutte le sue domande. Buonasera, Mr. Chan. Quando è successo? Chi è stato? Ma lei chi è? Henri Latouche della Lamartine Bank. Sono un collega del signor Dufresne. Ero venuto a parlargli di un fatto importante riguardo a un... Sì, sieda, la prego, l'interrogerò dopo. CG32. Tutto fatto, Gaston? Tutto fatto, signore. Due impronte si trovano proprio sulla pistola. Ha una piccola cicatrice sul pollice destro, perciò è facile l'identificazione. Giusto. E questo è quanto. Portala via. Mademoiselle Lamartine.
Beh, Charlie? Tu supponi ragazza colpevole? Tu no. Conclusione affrettata è come bomba. Esplode facilmente. Ah, va bene, Charlie, vuota il sacco. Che cosa hai scoperto? Chiave è lì. Ho già ispezionato la stanza. E ho guardato anche fuori. Trovato niente? Proprio niente, non un fiammifero, non una cicca col monogramma e nemmeno il filo strappato da un abito di tweed. Fiori forse dicono qualcosa? I fiori, e cioè? Perbacco. Guarda qua. Quel gambo deve essere stato spezzato non più di un'ora fa. Il fiore non è ancora appassito. Sembra proprio che qualcuno sia salito su questo balcone. Questo è buco di seconda ciambella. Oh, letto confortevole molto desiderabile. Oh, sì, non ne puoi più, Charlie, vero? Charlie c'ha molto stanco. Questo è terribile, Mr. Chan, terribile. Ma c'è qualcosa che posso fare? Ora si calmi, amico, sarò da lei tra un minuto. Charlie, questo caso è già chiuso. Malgrado le tue ciambelle, quella ragazza avrà difficoltà a spiegare la presenza delle sue impronte sulla pistola. Molta difficoltà a spiegare buco in ciambella, ma buco ancora lì. Vedremo se è così. Non mi arresti, cosa vuole farmi? Io non ho fatto niente, io sono innocente, sono innocente, io sono... Lo so che non hai ucciso nessuno. Scusa, papà, ma ho molte cose da dirti, ho preso nota. Parlamene per strada. Va bene, salta su. Sai, papà, io... Ti prego, tu hai osservato tutta sera? Certo, e ho visto... Prego. Forse hai visto uomo con stampelle uscire dopo aver sentito colpo? Sì, lo stesso tizio che ho visto alla banca stamattina, era lui. L'hai seguito? Oh, certo. È salito su un vecchio taxi e io l'ho seguito. Non l'ho mai perso di vista. Si è fermato a circa 5 miglia da qui. Una limousine si è accostata e lui ci è salito. E poi cosa è successo? Ho accelerato e mi sono avvicinato abbastanza per vedere la targa. Ma era un macchinone potente e così mi è sfuggito. Lumaca per vedere allunga sue corna. Un momento, aspetta un momento, non è tutto. Quando sono tornato all'appartamento di Dufresne ho rivisto la stessa macchina. Ho controllato la targa e poi un tizio che non ho mai visto prima è uscito dalla casa con una ragazza. Ci sono saliti sopra e se ne sono andati. Ma lui aveva il suo bastone? Sì. Ragazza aveva strano cappello tondo. Sì, papà, li conosce. Uomo e artista. Lui fa molto divertenti quadri. Oh, salve, Mr. Chan. Entri, che piacere. Mi dia il cappello. Ringrazio molto. Beh, una bella sorpresa. E questa volta, Mr. Chan, non le chiederò se vuole un bicchierino, ma vorrei offrirle qualcosa. Molto piacere. Si sieda, prego. Ringrazio molto. Lo sa, Mr. Chan, sono veramente sconvolto da questa cosa. Albert Dufresne era uno dei miei migliori amici. E non so immaginare Yvette che fa una cosa simile. Mi scusi? Miss Lamartine non ha ucciso. L'assassino è soldato invalido. Certo, Marcel Xavier.
Lei dovrebbe darmi informazioni. Ah, sì? Volentieri gliele darei. Ma perché proprio io? Stasera, dopo omicidio, Xavier, uscito da appartamento di Dufresne, partito subito su taxi e dopo salito su sua macchina. La mia auto? Intende dire che quell'uomo ha usato la mia auto? E per cosa? Per travestimento diverso? Io non la capisco. Oh, allora... questo Xavier, di certo, è solo il travestimento di quel tale. Commette il suo crimine. Scappa su un taxi. Usa la macchina di qualcuno per togliersi il trucco e torna ad essere la persona più insospettata. Mi sembra una bella idea. Vero? Subdola idea. Oh, senta, lei non crederà che io sia quel certo Xavier. Come tutti i detective, devo considerare ogni possibilità. Allora è stato un bene che mi sia scontrato con Xavier sul marciapiede proprio davanti al Night ieri notte, si ricorda, no? Oh, sì, sì, sì. Prego perdonare, è stupido. Oh, ma certamente, Mr. Chan, è tutto perdonato. Ora devo andare, scusi, disturbo. Ma si figuri, mi dispiace di non averla potuto aiutare di più. Al contrario, lei ha aiutato molto. Oh, il suo cappello. Tante grazie. Buonanotte. Buonanotte. Un momento. Ma che cosa vuoi? Lei parte per lungo viaggio? Beh, io... Entrare, prego. Buco serratura, amico di stupido detective. Hai trovato qualcosa, papà? Sigillo rotto di banca, trovato a casa di Dufresne, combacia perfettamente con questo sigillo rotto. Quest'uomo è assassino. Questo risolve il caso, non è vero? Ha ucciso Dufresne, la ballerina Nardì. No. Notte che Nardì è uccisa, quest'uomo era con me. Dobbiamo trovare ora chi ha ucciso Nardì. C193337 serie M. C193337 serie M. Giusto. D31286 serie L. D31286 serie L. Bene. Ho dovuto rimandare l'appuntamento con Lucy stasera, accidenti. Ma chissà perché vogliono che controlliamo i titoli. Ma non lo so. Il vecchio ha ronzato tutto il giorno come una mosca senza un'ala. Ma è impossibile, Mr. Chang. Non ho l'autorizzazione di darle l'indirizzo del signor Xavier. Assicuro che è questione importante. No, non posso e non lo farò. Non si discute, Mr. Chang. Cosa non si discute, Badel? Forse posso aiutarla. Porgo umili scuse per tanto disturbo, ma desidero sapere dove trovare Marcel Xavier. Ma perché mai, Mr. Chang? Stamattina sentito minacciare. Ora uomo è morto. Brutto tipo, brutto tipo. Prenda la scheda di Xavier. Penso lo arresterà. Canarino fuori da gabbia vola via lontano. Povero Dufresne. Che tragedia. Venire ucciso ancora così giovane. Un uomo splendido, Mr. Chan. Splendido, creda. Ah, ecco qua. Marcel Xavier. Rue du Pont, numero 17. Un brutto quartiere questo, Mr. Chan.
Charlie! Ti ho cercato da tutte le parti. Devi aiutare Yvette. Non puoi fare qualcosa. Lei non è un'assassina. Se si trovava in quell'appartamento, doveva esserci per qualche buon motivo. Fede è buon fondamento per felice futuro. Quindi, sei certo che non ha ucciso? Ti assicuro che ragazza è innocente. Oh, che sollievo. Non l'avrebbe mai fatto, Charlie. Ma l'innocenza deve essere provata. Tu vorresti aiutarmi? Se voglio. Parla, farò qualsiasi cosa. Io prosciugherò la Senna in un giorno. Non è necessario. Tu sai, prego, portarmi a questo indirizzo, Rue du Pont 17? Sì, sì, Charlie, andiamo. Telefono chiama da 10 minuti. Mi dà sui nervi, rispondi. Non apra bocca. Allo? Sei tu, Cortè? Sì. Quel ficcanaso d'un cinese sta andando da Xavier. Incontriamoci lì, subito. Ok. Chi era? Dove sta andando mio padre? Dov'è Xavier? Trovatelo da solo. Tu va all'auto e aspetta. Se vai là dentro, vengo con te. Prendi. E poi tu? Ne porto sempre due, in caso di bisogno. Tieni un po'. Che cosa vuoi fare? Non si vede contenuto di noce finché guscio non è rotto. Chiudi porta, prego. Non toccare niente. Prego, accendere candela. Cerchi delle impronte. Guarda. No, non ce ne sono. Uomo non può bere da bicchiere senza toccarlo. Xavier ebbe molte ferite in guerra. Forse porta i guanti. Tu hai visto in banca parecchie volte. Portava guanti? No, non ricordo. Ho visto Xavier in aeroporto, quando è arrivato in città, e per strada, quando Nardì è uccisa, e in banca. No guanti. Hai un buon occhio per i dettagli, Chan. Granello di sabbia in occhio nasconde montagna. Strano che uomo mette guanti in casa e esce a mani nude, vero? Sì, è molto strano. Spegni candela, vieni.
Guarda. Strani crimini commessi in fogne di Parigi. Titoli Lamartine. 1, 9, 3, 3, 7. Veri falsi ingegnosi. Falsi, dici? Sì. Attrezzi per stampare e stampatrice. Ecco perché oggi stavi controllando in banca quella serie di titoli. Già. Lista titoli falsificati. Ma questo è il disegno che fece Max l'altra sera. Charlie, pensi che... Hai sentito? Spegniamo luce. Non muoverti. Charlie! Charlie! Stai bene, Charlie? Sì, ringrazio molto. Sua mira eccellente. M'ha fatto errore, sparato a lampadina appesa a bastone che si muove. Tu sei figlio del diavolo. Onorevoli antenati rifiutano simile discendenza. Giù le mani, prego.
arriva qualcuno. Da quella parte, via. State attenti. Potrebbe essere qui, lo sorprenderemo. Salve! Oh, Charlie! Papà, sono felice che tu stia bene. Sembra che siamo arrivati prima del signor Xavier. Quando la Tusha ha telefonato a Cordeo, ho saputo che venivi qui e ho chiamato il signor Renard. Sì, Charlie, mi ha detto tutto, non preoccuparti. Ci occuperemo noi di Xavier quando si farà vivo. Ora restate qui. Voi andate su e avvertite... Un momento, prego. Non necessario. Perché? Ora dimostro. Avanti, si alzi. L'hai preso, vero papà? È lui, Marcel Xavier. Correzione, prego. Qui non c'è un Marcel Xavier. Come non c'è? E chi diavolo è lui? Prego, togli i guanti. Queste non sono mani di mendicante. Ma, Charlie, allora non capisco. Soluzione si nasconde forse in falsa faccia. È il signor Latouche. Ok, Charlie, dammi una spiegazione. Piano di falsificare titoli bancari e di banda furba, Cordet e Latouche. E loro creato persona fittizia di Marcel Xavier. Quando Latouche è Xavier, Cordet è Cordet. Quando Cordet è Xavier, Latouche è Latouche. Ah, ora capisco. Sistema da adambedue alibi perfetto. Questo non l'avrei mai immaginato. Come ci sei arrivato? Correzione, prego. Non è così. Gentiluomo che mi ha dato indirizzo Xavier ha fatto errore di lasciare lista della serie dei titoli qui, scritta con stessa scrittura. Vedi? I due gentiluomini hanno esagerato nel travestirsi da Xavier per me. Quando ho visto me al caffè, Latouche appare come Xavier e Cordet gli dà soldi. Poi dentro al caffè, Cordet mi controlla e Latouche uccide mia assistente. Assistente? Sì, ballerina Naughty. Giorno dopo, Cordet sa che io ho in banca. Appare come Xavier e fa scena con Latouche. E cosa c'entra Dufresne? Dufresne è il loro complice in banca. Vuole fare fuori Latouche e Cordet. Stasera, quando Dufresne stava per lasciare città con soldi ricavati da vendita di falsi, Cordet arriva nel suo appartamento come Xavier. Gli spara e si toglie travestimento da Xavier in auto. Beh, ottimo lavoro, Charlie. Allora, Laverne, lo porti via. Andiamo. Ora vorrei parlarti, prego. Di pure. Ti pregherei fare uscire altra mia assistente da prigione. Altra assistente? Sì. Miss Lamartine. Vedi, lei era a casa di Dufresne per prendere informazioni e molto importanti lettere per me. Non capisco. Ah... Il tempo della cavalleria non è ancora finito. Ringrazio molto. Beh, andiamo, Charlie. Me ne parlerai mentre ci berremo un caffè. E con... Ciambella? Sì.